Questo è arrivato il più triste degli epiloghi, cioè si va in primavera 2 senza neanche il playout, è il momento dell'analisi. E qual è il rammarico più grande e come si spiega tutta l'annata conclusa con un punto solo nelle ultime 7? Prima di tutto è un grande dispiacere perché secondo me la squadra come minimo playout se li meritava di fare. E sicuramente avremmo meritato di avere almeno 4-5 punti più in classifica. Purtroppo i risultati sono quelli che sono quelli che contano. Che dire, mi dispiace per loro, però per i ragazzi soprattutto perché hanno sempre dato tutto. E tutti i giorni, sia all'allenamento che in partita, e per me hanno fatto il massimo delle loro possibilità. Io stesso ho dato tutto, quindi rammarico è solo di avere qualche punto più in classifica, però a volte punti ci vuole anche un pizzico di fortuna, un pizzico di precisione in più, magari con tutte le occasioni che abbiamo avuto anche oggi. È questa l'analisi, diciamo, generale. La partita di oggi, come quella di Empoli, sono proprio lo specchio della stagione. Siamo partiti benissimo, abbiamo tenuto in mano il gioco, due, tre, quattro occasioni, anche oggi contro l'Inter, che è una corazzata, che non so come non abbia raggiunto i playoff, perché secondo me è la squadra più forte insieme alla Juventus e insomma alla Roma, alla Fiorentina. Queste quattro sono le più forti. E quindi già a fare tutte queste occasioni contro l'Inter spiega come la squadra creava, faceva, come tutto l'anno ha fatto anche a Empoli. Poi purtroppo appena gli altri hanno un'occasione la mettono dentro, e questo è il calcio. Al primo cross l'attaccante dell'Inter è stato bravo a mettere la palla dove il portiere non poteva arrivare. Poi siamo stati comunque sempre in partita. Secondo me abbiamo giocato meglio di loro, come tante partite, come a Empoli addirittura abbiamo dominato, abbiamo preso il palo con Orge e poi su un contropiede abbiamo preso il gol. Oggi è un po' simile, dai. Penso che queste due partite siano un po' lo specchio della nostra stagione, molto sfortunata secondo me. Poi chiaramente anche le qualità dei giocatori avversari fanno la differenza, perché come concedi un'occasione all'Inter, alla stessa Empoli, ma posso fare mille esempi di quest'anno, ti puniscono. Quindi questo è il livello del campionato Primavera 1. Se abbiamo 10 punti di distanza dalla quart'ultima, vuol dire che noi purtroppo non avevamo la qualità per starci. Questo era oggi anche il supporto del pubblico, tanti ultras che sono venuti qui in sostegno della Primavera e hanno sostenuto anche dopo il termine della partita con un bell'applauso. L'anno scorso anche c'erano stati nella parte finale della stagione e vi avevano trascinati un po' alla salvezza. Oggi neanche loro sono bastati, forse è anche il segnale di una stagione che proprio non è andata. Sì, è proprio una stagione sfortunata, gli ultras vanno solo ringraziati, i ragazzi credo che comunque hanno dato tutto, come avete visto, cioè, ai ragazzi non si può chiedere di più di quello che hanno fatto. Sinceramente io sono orgoglioso di loro, hanno fatto il massimo delle loro possibilità. Come ti ho detto prima, il campionato è un campionato molto difficile, dove le squadre si sono attrezzate in una certa maniera. Ritornando alla domanda di prima, possiamo partire da lontano perché l'anno scorso noi comunque abbiamo fatto i playout, abbiamo fatto 40 punti e la squadra giustamente sono partiti i migliori giocatori per andare a fare esperienza giustamente in Serie C e Ambrosino in Serie B. Posso citare Ambrosino, Sacco, Idasiak, Cioffi, Vergara, D'Agostino. Cioè, mi sembra che i migliori sono andati. Da parte nostra sono molto contento di quelli che sono stati qui già dall'anno scorso, perché quest'anno sono migliorati moltissimo. Posso dire da Gioielli a Spavone, a Iaccarino, Isai, Barba, cioè, posso elencare tutti, insomma. Quelli che erano qua l'anno scorso, quest'anno sono stati
veramente dei giocatori a livello di Primavera 1, sono cresciuti, mentre l'anno scorso qualcuno di loro non era ancora pronto, invece quest'anno hanno fatto un grande passo avanti, quindi sono, questa è la cosa positiva sicuramente. Come ho detto prima, sostituire quei 6-7 che sono partiti era molto difficile, partendo da una posizione nostra che l'anno scorso era play out, quest'anno non siamo riusciti ad arrivarci. Mister, ad oggi cosa c'è nel futuro di questa rete? Ma adesso c'è una grande tristezza, perché mi dispiace soprattutto per i ragazzi e per me chiaramente, perché insomma noi abbiamo dato tutto e secondo me non fare nemmeno i play out è proprio una cosa immeritata. E anche secondo me un po' di sfortuna c'è stata, perché troppe occasioni che non siamo riusciti a chiudere, a far gol, un pizzico di fortuna in più secondo me, anche oggi un pareggio ci stava, ma tantissime partite sono state così, con noi che giocavamo e alla fine o prendevamo gol, pareggio invece di una vittoria, e questi sono i punti che ci sono mancati alla fine, insomma. Mister, guardando a tutta l'annata, diceva una stagione sfortunata, tantissime situazioni che sono difficili anche da spiegare all'esterno, quale può essere però il rammarico, una decisione che si poteva far meglio, un livello più alto magari degli investimenti alle spalle sul mercato a gennaio e in estate, cioè, quale può essere? Perché Napoli è campione d'Italia, va a fare la Champions League, la Youth League e ben Primavera 2, qualcosa che non va ci sta. Sì, no, io non sta a me stabilire il budget della società. Io posso dirvi che le società che affrontiamo sono attrezzate molto, e quindi il campionato Primavera 1 giustamente è il più importante d'Italia, quindi del settore giovanile, e penso che insomma per farlo bisogna essere attrezzati. Poi investimenti, quelli non spetta a me dirli. Io faccio l'allenatore, cerco di fare il meglio con quelli che abbiamo a disposizione. Il rammarico è solo, secondo me, di non disputare i play-out, perché questi ragazzi se lo meritavano, insomma, per l'impegno, per la voglia che hanno messo, per l'atteggiamento che hanno avuto in tutte le partite, perché non mi ricordo, ce ne sarà state tre durante l'anno che non siamo stati bene in campo, con l'Inter all'andata per esempio, invece vedete al ritorno come abbiamo giocato bene, insomma come abbiamo tenuto il campo, siamo stati alla pari e tutto, quindi è chiaro che per stare in Primavera 1 ci vuole qualcosa in più, questo è.